imbarazzo della scelta, 7 colori a disposizione e oggi mi sento un po' dark e scegliamo la versione black. Sbarro l'error, dopo 4 anni di assenza dal mercato, che cosa cambia? Venite da vicino, un primo sguardo, il cambiamento maggiore sta proprio qua sul cofano. Vedete, manca qualcosa, sì, è molto più sinuoso perché sparisce la presa d'aria, la caratteristica presa d'aria, e inside che cosa cambia? Volete vedere? Saliamo fuori! Questi sedili di pelle davvero fantastica dentro. L'obiettivo di Subaru è quello di diventare, già ci sta lavorando da tantissimi anni, ma è quello di diventare top premium per quanto riguarda la sicurezza. Nuova Subaru Levorg Model Year 2019, 4 anni d'assenza ma ben giustificati. L'EyeSight arriva ancora più sofisticato, ciò significa tantissimi sistemi di assistenza alla guida, gestibili con un semplice touch dal volante, quindi si possono inserire o escludere. Ne abbiamo altri qua come il Line Assist, l'avviso di collisione. Interessantissime, qua sopra ci sono delle telecamere in 3D che ti permettono di avere una visuale ancora più precisa e soprattutto profonda. Questo invece, vedete, non è uno specchietto qualunque. Nel caso in cui il vostro bagagliaio sia full di oggetti e la visibilità è pari a zero, dietro c'è una telecamera che proietta fedelmente qual è la situazione della strada. Interessante anche il sistema di infotainment con questo screen che cambia totalmente, una cartografia e un software ancora più aggiornato, il sistema di car Apple e Android ancora più piacevole e più preciso. Occhio di merito questo cambio CVT, un cambio automatico utilizzabile in due modalità, quella automatica e quella sport, quindi vuol dire un cambio manuale. Noi adesso stiamo per uscire da questo garage, siamo nella sede di Subaru Italia, quindi andremo ad affrontare per il momento un percorso cittadino e direi che la situazione automatica è la più comfort. Ricordiamo che cambia motore, va via 1.600 in pensione, ma a sostituirlo c'è questo 2.000 che scende in cavalli, siamo a 150, però ne guadagna molto il comfort. E allora andiamo a sentire come guadagna questo comfort. Ecco qua, salutiamo i colleghi. Sensazioni di guida, allora, con, guidando in modalità automatica e tralasciando quella sport che è forse un po' più sensazionale, devo dire che la vettura è molto confortevole, le marce si innescano in modo fluido e per le lunghe percorrenze può diventare davvero una vettura comfort. Qua nel cruscotto sono incastonate tra virgolette tutte le informazioni di guida. Le versioni sono scese a due possibilità di scelta, già il modello d'ingresso è completo di tutti gli optional, ricordiamo tantissimi sistemi di assistenza alla guida perché Subaru ci tiene tantissimo alla sicurezza e sta lavorando per arrivare, pensate, a un futuro 2030 incidenti pari a zero. Bel traguardo, ma se continuano a lavorare in questo modo, con quello che stanno facendo, sicuramente sono sulla direzione giusta. Tutte le vetture sono dotate poi di tettuccio panoramico, insomma direi che sono abbastanza complete. Station wagon, grandi dimensioni, tanto spazio nel portabagagli, ci sta davvero tanta roba. Spazio a bordo ne abbiamo? Ti dirò, guarda, ci puoi andare anche in vacanza e rilassarti. Allora, adesso dobbiamo fare la prova della frenata dell'EyeSight e poi il percorso dei birilli. A bordo ho anche il nostro istruttore che mi sgriderà, eh?
andiamo, va bene. Questi sistemi di assistenza alla guida, l'uomo ha sempre il suo perché, ma anche la vettura aiuta tantissimo. L'abbiamo provata poi in una situazione di pericolo come quella che può essere in autostrada, dove ci troviamo a sterzare e controsterzare, e anche il principiante, tra virgolette, se la cava. Beh, complimenti. Va bene.